C'è stata pure un'ultima volta in cui ho preso in braccio mio figlio, magari per portarlo dal divano dove si era addormentato fino al suo letto. Ho fatto uno sforzo grande, ho pensato cose del tipo: Arturo, ma quanto pesi? Quando è che cresci e la smetti di addormentarti sempre nei posti sbagliati? Fino a quando ti dovrò portare? Mi pareva che fosse un compito eterno, e invece no, era l'ultima volta. Gli ho rimboccato le coperte e sono andato via verso le mie cose. Magari a mia volta mi sono addormentato senza pensieri. Non potevo sapere che quella era l'ultima volta che succedeva. Giorni prima di morire, improvvisamente apre gli occhi e si mette a mugolare. Allora io mi faccio sotto. Papà, che c'è? Come stai? Lui ruota le pupille e mi guarda senza espressione. Come ti senti? Che posso fare? Un'altra lunga pausa e poi una sola singola parola che risulterà l'ultima della sua vita. Basta. Io insisto a stimolarlo con una serie di domande, gli chiedo anche: basta che? Fingendo di non aver capito di fronte a lui e a me stesso. Anche questa è una mutazione sociale legata ai progressi della medicina e all'allungamento dell'esistenza a tutti i costi. Al funerale, chi resta si sente vincolato sempre meno all'ipocrisia del dolore incondizionato. Forse è sempre successo, ma succede con sempre maggiore frequenza quando muore qualcuno. Le commemorazioni non è che non siano sincere, ma appaiono come fuori fuoco. Il fuoco dovrebbe essere sul morto, e invece sono quasi sempre i superstiti a spostare l'attenzione su se stessi. Ogni memoria pubblica è sempre idealmente intitolata «Io e lui», in ordine di importanza, prima i superstiti.